Ciao e benvenuti su Glemissima, il primo canale italiano di recensioni su calze, collant e altri prodotti femminili. Io sono Martina e oggi vi parlerò di queste calze che mi sono state inviate da Amazon. Tights, la marca è Mary Style. E queste calze sono una taglia seconda, la confezione ovviamente riporta sempre nel retro la tabella taglie. La confezione è ben messa, nel senso che comunque non è arrivata con difetti particolari. La andiamo ad aprire. È una calza nera con questo ricamo sulla gamba, non nell'interezza, quindi andiamo a vedere bene come si presenta. Allora, questa calza mi sembra comunque, sì, in effetti è un 20 denari, quindi abbastanza velata. Il ricamo non è eccessivamente rinforzato, perché comunque, come potete vedere, mantiene sempre quella velatura, diciamo così. Sul polpaccio della gamba abbiamo queste righe verticali e poi sul piede un tassellino molto molto, diciamo, leggero. Quindi andiamo a vedere ora come si presentano queste calze indossate, l'effetto che fanno soprattutto sulla gamba con outfit. E ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccoci con il primo outfit. Ho deciso di indossare questo vestito total black, indossando anche le décolleté nere, completamente uniforme, perché queste calze sotto questo abito davvero fanno un gioco molto particolare, decisamente elegante, perché questo movimento in verticale delle righe, che non sono solo su due lati ma su quattro lati, quindi abbiamo la riga di lato, all'interno, davanti e dietro, quindi veramente fa un effetto molto elegante. Quest'abito invece, che allo stesso tempo ha la parte inferiore e il tulle che cade al di sopra della ricamatura della calza, davvero mi piace moltissimo. Questo è un outfit molto diciamo versatile, perché si può usare la sera per un'occasione informale, ma anche se si dovesse andare a un evento un po' più, in cui si richiede un abbigliamento un po' più particolare, in base magari anche a una cintura che aggiungiamo, una scarpa più particolare. E quindi questo è l'effetto finale. Adesso andiamo a vedere come si comportano un po' più da vicino queste calze. Andiamo a vedere anche la particolarità del ricamo e ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccoci. Andiamo a valutare un po' più da vicino queste calze, come si comportano anche con la capacità di movimento. Soprattutto devo dire che questo materiale è molto fasciante, nel senso che la sento davvero che sulla pelle c'è, più che sulla pelle, sull'intera gamba c'è una compressione, come se fossero quasi delle calze graduate, perché la sento molto contenitiva. Anche se non è venduta come calza contenitiva, però la sento davvero molto sulla gamba. Il disegno della calza è davvero particolare, perché inizialmente dalla foto della confezione lo trovavo, diciamo, un po' eccessivo, nel senso che comunque questa fascia sulla gamba poco prima del ginocchio non mi sembrava molto carina, se non fosse stata così bassa. E invece devo dire che, oltre poi il fatto di avere tutti questi movimenti
in verticale di queste cuciture così, mi sembrava diciamo un po' eccessivo, comunque un disegno senza un criterio. Invece devo dire che con l'abbinamento giusto è una calza davvero particolare e ben, cioè carina anche da guardare, non è male, fa un bell'effetto. Lì diciamo che la banda qui superiore ha un disegno floreale molto leggero, non è marcato, addirittura è più chiaro di queste righe, quindi adesso se riesco ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ecco, c'è questa specie di pizzo con fiori, però è molto leggera rispetto, vedete la differenza anche di colore, sicuramente di stratificazione del materiale. Comunque, tutto sommato è molto ampia, quindi andando a mettere il vestito sopra sembra quasi che la calza sia così nell'interezza, e invece poi c'è la calza normale, insomma. E quindi allora adesso mi piacerebbe provarlo con un altro outfit completamente diverso. Credo di mantenere comunque la base nera perché mi piace. E quindi ci vediamo tra pochissimo. Allora, questo è il secondo outfit, sicuramente un'impronta completamente diversa dal primo abito. Ho mantenuto le décolleté nere, e questa è una cosa, diciamo, che è un vestito che può essere utilizzato sicuramente in maniera più scherzosa, in una serata un po' più allegra, in cui si vuole sembrare un po' più sbarazzine, ecco, tra virgolette. Allora, la calza sempre in ogni caso mi fa lo stesso, mi dà la stessa impressione, perché comunque la banda sale molto, è molto ampia, quindi dal ginocchio in su a me sembra di avere una specie di pantaloncino di calze, a meno che poi non si vada ad alzare un pochino e a vedere che in effetti è un motivo. E quindi questo sicuramente è un pochino più sempre base nera, ma comunque molto colorato. E qui la calza spezza completamente il mood del vestito. Allora andiamo a vedere anche questo come si comporta un po' più da vicino con questo vestito. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccoci. Infine, per definire le caratteristiche di questa calza dal punto di vista diciamo dell'indosso, non ci sono state grandi difficoltà, soprattutto nel cambio dell'outfit, però ho notato, e questa è una cosa che per quanto riguarda le taglie, vi consiglio di fare, quella di prendere magari una taglia in più, perché questa è una taglia prima, seconda. Io avrei preso anche una seconda terza, soprattutto perché fa un pochino di resistenza qui intorno alla vita, anche se poi noto che ci si abitua tranquillamente perché è molto, sembra che si adatta benissimo. Allora, la cosa che mi piace anche tantissimo sono queste righe che in verticale proseguono sulla gamba, su tutti e quattro i lati. Sono ben fatte perché sono davvero molto spesse, quindi mi piacciono tantissimo. L'unica cosa è che vedo che questa banda sia un po', a differenza di queste cuciture, un po' che finisce un po', diciamo, senza una rifinitura particolare. Notate che questa riga è più scura rispetto a questo motivo. E anche il fatto che finisce così di netto, potevano fare magari un contorno, non so. Allora, l'effetto finale è comunque molto bello. È solo per fare una differenza. Ok.
Allora, io posso dirvi che se vi sono piaciute queste calze, trovate il link in descrizione a questo video per l'acquisto diretto su Amazon. Vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella in modo da non perdervi tutte le prossime recensioni sul canale e di augurarvi una buona giornata. Al prossimo video!